Guarda, io ho organizzato, ho partecipato, uno dei protagonisti del concerto di Zucchero. È stata un'esperienza molto particolare, perché io a Cuba ho portato Jovanotti, i Nomadi, vari musici, Sergio Endrigo, Daniele Silvestri. Sono, non voglio citarli tutti perché sicuramente non me li ricordo, ma abbiamo portato Claudio Abbado, no? Quindi i generi più differenti. Il concerto di Zucchero è stato totalmente diverso da questi concerti, nel senso che Zucchero ha voluto iniziare una tournée e farla alla maniera europea, no? Nel senso che per farla alla maniera europea ha dovuto caricare 8 container dall'Italia e mandare giù non so quante tonnellate in aereo di materiale, e per loro è stata una cosa entusiasmante perché hanno per la prima volta, non so, per loro li meravigliava l'audio, no? Che adesso produrre un audio di quel tipo là, secondo loro bisognava, ci volevano colonne chilometriche. Oggi si accorge che tutto quanto si può fare in uno spazio molto più limitato, no? E la qualità dell'audio, la qualità delle luci, no? È un concerto che è costato non solo economicamente, è costato anche in fatica ad organizzarlo, perché poi produrre l'energia per mantenere il concerto non è stato facile trovarla a L'Avana, però non me l'aspettavo anch'io una partecipazione così dei cubani. L'abbiamo fatto in un luogo, tra le altre cose, decentrato, non in centro, non nel centro storico, ma fuori L'Avana, in un grande parco, un parco che una volta era uno dei club più, il club più esclusivo di Cuba, no? Un club di golf, oggi trasformato dalla rivoluzione in la scuola delle arti, no? Quindi ha avuto un significato particolare fare il concerto di Zucchero, era partecipato chi dice 70, chi dice 80.000 persone, insomma, no? Ma Zucchero è felicissimo, io l'ho incontrato adesso all'Arena di Verona, era alle 5 stelle, è entusiasta e vuole tornare a Cuba, e questo mi preoccupa un po' perché bisogna lavorarci, vuole tornare a Cuba a novembre a presentare il video che lui ha fatto là. Quindi sessione cubana, prossima tappa, il ritorno di Zucchero a Cuba. Tornerà a novembre a Cuba, secondo il programma dovrebbe tornare a Cuba, spero per fare un concerto che accetti la dimensione di Cuba, quindi vada Carlo Marx, faccio un concerto tranquillo, no, non con le luci sfavillanti, un concerto all'europea, no? E presenti il video, noi contiamo, io sto lavorando perché lui apra il Festival del Cinema di fine ai primi di dicembre, il Festival del Cinema a Cuba, con il suo video e con qualche canzone suonata da lui a Carlo Marx, sarebbe per me l'ideale.